deciso di parlare prima di Alessandro Di Battista, altrimenti ragazzi era la fine anche per me. Scherzo. Allora, io guardando questi volti, guardando queste persone, sono sbalordita, perché dico, queste persone hanno veramente un coraggio da vendere. Noi abbiamo partecipato alle amministrative del 2011 a Cagliari ed eravamo davvero quattro gatti, avevamo una paura pazza, però non avevamo tutti contro, non eravamo il fattore X. Adesso veramente noi siamo gli alieni, il nemico da sconfiggere, lo vediamo tutti i giorni in Parlamento con Alessandro, con Nicola, con Roberto. Siamo odiati da tutti, perché? Perché li stiamo sbugiardando su tutto, li stiamo sputtanando, scusate! Brava. Scusate se uso una parola forte, però questo è anche un po' uno sfogo, perché là dentro a volte sei frustrato, cerchi di portare avanti un lavoro, studi, ti impegni e questa gente continua impunemente a delinquere, li stanno arrestando tutti e li stanno arrestando anche grazie alla nostra denuncia, perché stiamo denunciando le vergogne di decine e decine di anni di sperperi, di inciuci, veramente di tangenti, è uno schifo, appalti che trascinano somme indicibili, indescrivibili ovunque, mafia capitale, Alessandro è testimone, l'abbiamo denunciato, stiamo scendendo in piazza, stiamo parlando con i cittadini, che cos'altro dobbiamo fare? Abbiamo restituito 12 milioni di euro soltanto dei nostri denari, le nostre indennità e le piazze, per non parlare dei 40 milioni di euro e passa dei rimborsi elettorali, non dimentichiamo quelli, abbiamo rinunciato anche a quelli. Quindi dico, quando mai un politico ha rinunciato ad un solo euro nella storia della Repubblica? Non è mai successo! Il Movimento 5 Stelle l'ha fatto, noi lo stiamo facendo, lo rivendico, sono orgogliosissima di far parte di questo progetto e di lavorare con queste persone. Perché noi andiamo in giro e guardiamo le persone negli occhi, andiamo in giro a testa alta, siamo onesti, non dobbiamo niente a nessuno, abbiamo le mani libere. E poi quando ci dicono che in Sardegna non siamo capaci di fare un tubo, anche questa è una menzogna. Adesso vi do una notizia, noi alcuni giorni fa abbiamo inaugurato a Cagliari il primo punto civico d'ascolto dedicato alle problematiche di Equitalia e della riscossione e non l'ha mai fatto nessuno. E vi dico, non sono consulente, non c'è da spendere un denaro, non ci sono avvocati, sono semplici cittadini, attivisti che stanno prestando il loro impegno gratuitamente, persone che hanno vissuto sulla loro pelle queste problematiche e che stanno prestando la loro esperienza per puro dovere civico e lo stanno facendo per cambiare le cose dal basso e tutto questo è successo a Cagliari. Se questa non è la rivoluzione, ditemi voi, nessuno l'ha mai fatto. Grazie ragazzi. Sono orgogliosa che questa cosa sia partita dalla Sardegna, perché anche la denuncia è partita dalla Sardegna, perché questa denuncia sugli sperperi di Equitalia, sullo scandalo dei messi notificatori, ma anche i dirigenti dell'Agenzia delle Entrate, tutto questo è nato dalle denunce dei nostri artigiani, dei nostri commercianti che hanno fatto le class action, che hanno girato mezza Italia, sono finite al Tar del Lazio, poi c'è stata adesso un'altra, una recente sentenza anche a Milano che ha dimostrato che molte cartelle probabilmente sono addirittura nulle, perché questa gente ricopre dei ruoli a nessun titolo. Quindi allora io dico, è giusto pagare i tributi, le tasse le dobbiamo pagare tutti, però lo Stato deve essere il primo a comportarsi correttamente, a rispettare le leggi. Se neanche lo Stato lo fa, certo, di che cosa stiamo parlando? Di chi siamo figli? Di uno Stato che ci imbroglia? Allora cambiamo lo status quo. Cambiamolo adesso, facciamolo col Movimento 5 Stelle, perché? Perché è un movimento fatto di cittadini, non perché siamo più belli, perché siamo più bravi, semplicemente perché cerchiamo di portare avanti un semplice concetto, onestà, l'abbiamo gridato in Parlamento e ci hanno sbattuti fuori, ci hanno presi a calci nel sedere, ma noi non ci stiamo, noi non gliela facciamo passare liscia. E vi garantisco una cosa, che prima o poi se ne dovranno andare loro, questa è una promessa, grazie. Brava. Faccio due battute veloci, mi presento, Nicola Bianchi, parlamentare 5 Stelle, vostro dipendente, attenzione alla parola.
dipendente vuol dire che dipendo da voi, per quello noi al contrario degli altri ci chiamiamo portavoce, perché siamo in Parlamento per portare la vostra voce, soprattutto come cittadini sardi, e sappiamo benissimo le criticità che ha questa bellissima terra. Io vorrei giusto rubare pochissimo tempo, ma soprattutto vorrei focalizzarmi su di voi per darvi delle dritte, mettere l'attenzione su determinate cose, perché ci stanno prendendo in giro costantemente, giocano con le parole. Voglio farvi un esempio concreto sul discorso del DDL scuola, che non vuole nessuno, lo stanno portando avanti in modo dittatoriale. Questo è un governo che usa una maggioranza incostituzionale in maniera dittatoriale, e questo voi lo dovete sapere, perché stanno riformando la Costituzione e hanno creato una legge elettorale incostituzionale, perché praticamente è uguale al Porcello, ma gli stessi criteri di incostituzionalità. Detto questo, ovviamente, mentre noi restituiamo, come ha detto la collega Emanuele, i soldi, gli altri li rubano. Un esempio ce l'abbiamo qui vicino, la sottosegretario Barracciu, che sicuramente voi conoscete molto bene, sottosegretario alla cultura, e purtroppo non riesce neanche a scrivere un tweet, e questo lo potete verificare voi stessi, mentre al contrario noi stiamo dentro il Parlamento a produrre emendamenti, lavoro sul lavoro, che non viene ascoltato, addirittura ci ghigliattinano i tempi che ci spettano come diritto, come regolamento, ma siccome il regolamento loro ne fanno carta straccio. È questo che dovete sapere, perché i telegiornali, i televisori, comunque in genere i TG non dicono, perché comunque c'è tutto un discorso assurdo dietro. I professoroni, i bocconiani che non sanno neanche gestire i tempi, convocano l'aula alle 9, rimaniamo buttati 2 ore aspettando il parere della commissione bilancio perché non si mettono d'accordo con il governo. Intanto i cittadini pagano, perché nel frattempo la macchina continua a andare, cose davvero assurde. Comunque davvero io non vi vorrei annoiare, voglio passare la palla al candidato sindaco vostro, che so cosa vuol dire creare una lista di cittadini onesti che non hanno interesse. Questa è la vera forza, è questo che voi dovete controllare, perché dietro questa lista ci sono persone che stanno sacrificando il loro tempo, i loro interessi, per il bene comune. Grazie a tutti. Ancora buonasera. Credo che questa sera avete avuto un esempio pratico di cosa significa essere 5 Stelle. Ci sono cittadini luresi che stanno sacrificando per questo, e ci sono i nostri portavoci in Parlamento. Credo che il messaggio sia stato chiaro. Mi fermo solo un minuto in più, perché mi tocca parlare un attimino del programma. Un programma che noi abbiamo faticosamente costruito giorno per giorno, anche con lunghe discussioni. In modo particolare il primo punto del nostro programma è il cambio culturale. Bisogna mandare a casa.